Andare a vedere una partita nel peggior stadio d'Europa. È questa la mia missione di oggi. Il peggior stadio d'Europa si trova in Italia ed è il Castellani di Empoli. Però attenzione, non sono io a dirlo, ma è il sito britannico Money che ha stilato una classifica dei migliori e dei peggiori stadi d'Europa. Questa classifica però non è stata fatta con dei validi motivi, ma semplicemente con le recensioni dei visitatori. Il punteggio va da 1 a 5 e lo stadio Castellani di Empoli si trova all'ultimo posto di questa speciale classifica con un punteggio di 2.9. Così ho deciso di verificare se è davvero il peggior stadio d'Europa. Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Io sono arrivato a Empoli, sono qua in macchina ancora perché prima di partire mi sono preparato un pranzo e quindi prima mangio. E mentre mangio volevo dirvi che, attenzione, stiamo andando a vedere lo stadio più brutto d'Europa statisticamente per le recensioni medie ricevute. Non è lo stadio più brutto d'Europa per me, magari per me sarà bellissimo, proprio questo. Cioè io sono curioso, voglio vedere se è realmente così brutto come dicono. E quindi andiamo verso lo stadio per scoprirlo. E prima di partire con il tutto vorrei dirvi qualcosina, perché io sto andando verso lo stadio e come vi avevo detto queste recensioni non hanno delle motivazioni, quindi è anche relativa questa cosa. Mediamente viene considerato il più brutto, ma ripeto, magari per me può essere bellissimo. Già per esempio trovare parcheggio così vicino allo stadio, perché io già lo vedo, non è una cosa negativa. Anzi, in quali stadi si trova parcheggio così facilmente a un passo dallo stadio? Quindi credo che sia proprio una cosa positiva. Già per iniziare, iniziamo bene. Infatti due passi e già siamo arrivati, cioè ho fatto forse 2 minuti a piedi, capite? Quindi non può essere negativa questa cosa. Io nel frattempo sto facendo il giro per cercare il mio ingresso e ormai ci siamo comunque. E ce l'ho fatta, sono dentro, qua c'è il Castellani. Allora, primo impatto da fuori, cosa dire? Allora, non è bellissimo da fuori perché sono comunque un po' di camion, non si vede bene lo stadio, perché forse c'è, se non sbaglio, non voglio dire una cavolata, quindi è anche giustificabile un campo proprio di fianco allo stadio dove i calciatori si allenano. Quindi c'è il campo che ti mette un po' più lontano dallo stadio, non te lo fa vedere, e ci sta. Però poi una volta dentro, cioè quando sei qua allo stadio, comunque si vede che è uno stadio e non è orribile. Cioè, ne ho visti di peggiori anche esteticamente in Serie A, secondo me. Poi oggi pure una bella giornata che rende il tutto ancora più bello, e adesso aspetto invece l'arrivo dei pullman che dovrebbe essere qua. Quindi vi aspetto così vediamo un po' i giocatori da vicino. E arriva il Monza. Quindi Monza è arrivato, ho visto qualche giocatore interessante, vedi vari Colombo, Pessina. Ora aspettiamo i padroni di casa così ci guardiamo anche l'Empoli da vicino. Eccoli lì. Allora, abbiamo visto tutte le squadre arrivate. Qua abbiamo il pullman di Empoli e Monza. Beh, un giocatore in particolare, Spendi, mi ha salutato. Perché? Perché sono qui, è venuto a trovarlo, grazie a lui, e quindi lo ringrazio e speriamo di vedere una bella partita, soprattutto da parte sua. Adesso, visto che sappiamo che praticamente le recensioni negative, come abbiamo detto, di questo stadio non hanno una vera motivazione, sono semplicemente le recensioni delle persone che vengono qua, cerchiamo di dare noi delle motivazioni per far sì che questo non sia lo stadio peggiore d'Europa. È vero, abbiamo detto da fuori non è il massimo fino a quando non entri, però cosa abbiamo visto intanto di positivo? Parcheggio vicino, che non ho visto da nessun'altra parte. E poi quale altra società ti dà la possibilità di vedere i pullman da così vicino dentro lo stadio? Praticamente nessuna. Quindi due motivazioni intanto importanti per dire che questo non è lo stadio peggiore d'Europa. Ora entriamo e vediamo cosa ci aspetta dentro. Siamo dentro. Vado a cercare il mio posto così vi faccio vedere cosa vedo. Posto preso. E questo è quello che vedo dal mio posto. E vi posso dire che si vede bene. Anzi, anche gli spazi tra i posti, tra un sedile e l'altro, sono veramente molto più ampi rispetto ad altri stadi. Ci sta comodissimi. E poi per rendere il tutto più realistico, questa volta non sono neanche in hospitality, niente, cioè nel senso un biglietto che normalmente tutti prendono, così valutiamo quello che è la norma, quello che vede generalmente il pubblico che viene qua. La cosa che ho sempre saputo di Empoli è vedere le curve staccate una dall'altra, non integre come negli altri stadi. Però a parte una, che magari ok si vede cosa c'è dietro, l'altra cioè non si vede nulla dietro, quindi qualche casa, ma è normale, si vedono in tantissimi altri stadi le case dietro, quindi non ci vedo nulla di sbagliato. Anzi, una cosa interessante è l'ospitale, io così a bordo campo, all'aperto, dove i giocatori ti passano un passo, io non l'avevo mai vista. Qua si parla solo di cose brutte, ma ci sono cose belle anche, e sono anche più di quelle brutte secondo me, perché di brutto alla fine io non ci ho visto niente, a parte, come ho detto prima, forse qualche camion fuori. Per il resto, finora, solo cose positive. Poi da qua si vede benissimo, ripeto. Ora aspetto solo che escano i giocatori, così vi faccio
faccio vedere dove passano e vi rendete conto che veramente l'hospitality dai giocatori è un passo. Adesso siamo, inizia la partita. Quasi. Ma quindi, il Castellani di Empoli è davvero lo stadio più brutto d'Europa? Dopo averlo provato ci sono tante considerazioni da fare. Intanto io sono stato lì per la 21esima giornata di Serie A, tra Empoli e Monza, finita 3-0 per i toscani con triplete di Zurkowski. Magari la vittoria e l'ambiente avranno favorito la mia esperienza? Probabile, sì. Però uscendo il più possibile da questo risultato, dico che questo secondo me non può essere lo stadio più brutto d'Europa. Cioè, sempre parlando delle categorie più alte, ovviamente uno stadio di eccellenza non potrà essere bello quanto uno di Serie A, quindi è normale che magari i più brutti siano nelle basse categorie. Però parlando di alte categorie, questo sì, allora sicuramente non è un top stadio, però ovviamente dobbiamo considerare con tutto il rispetto che non è lo stadio di una big, è pur sempre lo stadio dell'Empoli, quindi non possiamo aspettarci uno stadio da 80.000 posti tipo San Siro. Però alla fine, valutando tutta la mia esperienza, ho trovato, come detto in precedenza, più cose positive che negative. La cosa che più di tutte non mi è piaciuta è l'aspetto da fuori, perché appunto, ripeto, ci sono un po' di camion, cioè non è proprio bellissimo da vedere quando si arriva ad uno stadio. Poi c'è una parete che circonda una parte dello stadio almeno, ma lì ci dovrebbe essere un campo da calcio, quindi esterno, che in un certo senso è giustificabile, anche perché viene utilizzato dai giocatori dell'Empoli. Non so per cosa, se per fare rifiniture, per fare altre attività, non lo so, ma essendo utilizzato per i giocatori è normale che ci siano delle barriere, perché sennò poi comunque c'è la possibilità di vederlo da fuori. Ripeto, non è bellissimo, ma ha senso come cosa. Però poi per il resto poco da dire. Parcheggio gratuito vicinissimo allo stadio, c'è neanche 2 minuti a piedi per arrivarci, non l'avevo visto da nessun'altra parte finora per stadi di alte categorie. Poi non ho visto stadi dove c'era la possibilità di avvicinarsi così tanto ai pullman, e inoltre a fine partita i giocatori potevano uscire anche tranquillamente, cioè in mezzo al pubblico, cosa impensabile da altre parti. Quindi secondo me c'è un rapporto tra tifosi e giocatori molto più importante rispetto ad altre società, e questo è bello. Però rimanendo in tema stadio, fuori ve l'ho detto, dentro non si vede male. C'è la pista atletica che ovviamente allontana un po', però l'abbiamo visto anche in altri stadi, per esempio l'Olimpico, il Maradona, cioè da tante altre parti. L'unica cosa non bellissima da vedere sono le curve spezzate, però è anche magari può essere vista come un qualcosa di caratteristico, perché c'è solo in quello stadio. I servizi poi c'erano bagni, c'erano bar, cioè veramente c'era tutto e non dovevi, anzi, i bar per esempio a San Siro devi tipo mezzo uscire, un casino, invece lì erano proprio dietro i seggiolini, quindi secondo me non merita di essere il più brutto d'Europa, però sarebbe da considerare anche con gli altri. Comunque per me non è stata una brutta esperienza, quindi tranquilli che non è andata a fare una brutta esperienza. Poi io sono tornato anche a casa con un gioiellino. Ringrazio Steven Spendi per questa maglietta autografata e gli auguro il meglio per la carriera. E niente ragazzi, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate, se siete mai stati in questo stadio, ditemi la vostra esperienza e fatemi sapere, non so, altre esperienze che dovrei provare, altri stadi da visitare o qualsiasi altra cosa nei commenti. Io intanto vi ringrazio come sempre per tutto il supporto, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare mi piace al video nel caso, iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi nuovi contenuti, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!